Veramente siamo fermi. Ma voi mi sentite? Sì. Sì, sì. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Pronti a Noi, il contenitore di interviste del canale YouTube del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Scherma, streaming Federscherma Lombardia, ci trovate così su YouTube. Io sono Gabriele Lippi, alla regia come oggi c'è Giuseppe Terranova, che ringrazio e saluto, e i miei ospiti oggi saranno graditissimi ospiti, Giancarlo Todan e Carola Mangiarotti. Perché? Perché parliamo di un libro uscito di recente. Il libro si chiama, lo inquadriamo anche, Giuseppe Mangiarotti, Le mie memorie, aneddoti biografici, storici e sportivi del maestro di scherma, libro curato dal maestro Giancarlo Todan, con ovviamente la collaborazione di Carola, dalla famiglia Mangiarotti, è pubblicato da Agora della Scherma. Un percorso, un libro, un'iniziativa che ha un valore ovviamente personale, familiare, particolare per Carola, ma un valore collettivo immenso per la scherma italiana e la storia dello sport italiano. Perché Carola, io partirei da te giusto per fare un brevissimo excursus, poi andiamo sul libro. Ma negli ultimi anni ci siamo ritrovati un paio di volte per celebrare tuo papà Edoardo Mangiarotti, nell'occasione dei 100 anni dalla nascita e poi nell'occasione dei 10 anni dalla scomparsa. E ne abbiamo parlato tanto, forse mai abbastanza, perché insomma è sempre bello ricordare che atleta, che uomo è stato Edoardo Mangiarotti, però le grandi storie hanno sempre un prologo, e il prologo della storia di Edoardo si chiama Giuseppe, il papà di Edoardo, maestro di scherma brillante, che viene raccontato attraverso i suoi stessi appunti, messi insieme dal maestro Todan, in questo libro. È in qualche modo un percorso di compimento, appunto, di una memoria personale, familiare e collettiva che riguarda la scherma italiana, Carola. Certo, quello che hai detto è vero, si è parlato sempre del grande papà Edoardo, della famiglia, ma come hai detto tu, tutto nasce, direi per scommessa, con questo grande maestro che poi è stato il loro padre, cioè mio nonno Giuseppe Mangiarotti, il quale ha voluto, nel corso della sua vita, verso la fine, dopo aver fatto tutti i campioni, creato così, lasciare questo ricordo, queste sue memorie, così le chiama, dove racconta soprattutto nella prima parte, tutto quello che è stato il suo percorso di vita, come è cresciuto, dove ha studiato, tutti gli aneddoti, per poi arrivare ad essere un grande maestro e creare tutti questi grandi campioni che poi ha creato. Quindi io ringrazio soprattutto il maestro Giancarlo Torre che ha voluto tirare fuori proprio dal cassetto dell'armadio della mia famiglia questi ricordi e ha voluto pubblicarli attraverso l'Agorà della Scherma. Quindi sono racconti che magari in certe parti possono essere un po' più lunghi, arrivo a dire magari anche un po' noiosi, mentre in altre assolutamente divertenti, perché raccontano proprio il carattere, tutto quello che ha passato il nonno prima di diventare maestro di scherma. Quindi Giancarlo Toran ha voluto ripercorrere, ha cercato di raggruppare, di metterli in ordine tutti questi ricordi. A volte forse ha fatto sicuramente un po' fatica perché le date non collimavano perfettamente. Qualche volta mi ha chiesto, ma io non tutto sono riuscita non a tutto sono riuscita a dare le risposte perché anch'io ero piccola e poi non avevo letto tutte queste memorie. Da ragazza, da ragazzina, le sapevo molte, ma non tutte. E quindi grazie soprattutto al maestro Toro, che io reputo il più esperto, il più preparato in tutte le materie schermistica, sia storica che
che attuale, insomma, lui attraverso la sua ricerca riesce a collegare tutti gli aneddoti, ma non solo questi del libro del nonno, ma tutti, di tutti i libri e di tutte le raccolte che lui ha già pubblicato. Ripeto, questa è una volontà del maestro e dell'Agorà della Scherma che l'ha pubblicato e tutto quello che eventualmente potrà derivarne andrà al Museo della Scherma. Quindi grazie, per ora ho detto questo. Maestro Todan, vengo da lei. Dal libro emerge il ritratto di un uomo, di un maestro di scherma, brillante, geniale, una formazione poi personale, umana, una grande apertura mentale. Forse quello che a me viene da pensare, mi è venuto da pensare, sfogliando il libro e leggendone, forse l'ingrediente principale, il segreto principale della successo come maestro di scherma e delle intuizioni geniali di Giuseppe Mangialotti come maestro di scherma è proprio questa apertura verso l'altro, no? Questa voglia di conoscere, questa curiosità, questa voglia di aprirsi. Senz'altro, io sono rimasto anche colpito, abbastanza affascinato da questa figura, perché man mano che mi addentravo un po' nella storia della scherma e poi della scherma italiana, trovare che all'inizio dello spadismo italiano c'è proprio Giuseppe Mangiarotti con il suo modo di fare. Di Mangiarotti mi è piaciuto molto il suo spirito anche un po' burlone, aperto proprio in tanti modi, ma nello stesso tempo è una persona rispettosa, diceva ai figli rispetta se vuoi essere rispettato. È uno che ha saputo innovare, costruire, osservare, ha avuto un acuto spirito di osservazione, è stato capace di costruire un metodo diverso in un periodo in cui in effetti la scherma italiana e la scherma mondiale in generale si stavano trasformando profondamente. Non spetta a noi italiani magari il merito di aver concepito lo spadismo moderno nei primordi, ma Mangiarotti, che ha studiato prima la scherma italiana, poi ha studiato la scherma francese, ha saputo cogliere gli aspetti più importanti e creare un metodo tutto suo, assolutamente originale. Poi del resto i campioni che ha saputo creare dimostrano che aveva visto giusto e l'energia enorme che ha saputo profondere nel suo lavoro, lo dimostra in tanti modi. Beh, consideriamo che quello che c'è in questo libro, in fondo, sì, è un'autobiografia che si ferma, al 1940, tutto sommato, e la carriera di Mangiarotti è continuata a lungo. Lui è morto nel 1970, praticamente quando io iniziavo a frequentare le sale di scherma, e non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona. Ho conosciuto certamente i figli e i nipoti, e quindi va bene, da qui è nata una collaborazione. Ma una cosa simpatica che posso dire è che ho scoperto, leggendo e studiando la vita di Giuseppe Mangiarotti, come la società per cui lavoro da tanti anni e che poi ha creato l'Agorà della Scherma è stata una società sempre in qualche modo vicina, amica alla società, al mondo mangiarottiano, perché diverse società nei tempi, e spesso alcuni maestri che venivano da lui sono venuti a insegnare qui in propatria. Quindi c'è un legame, una specie di filo diretto che si è rafforzato in questo momento grazie a questo libro. Il ritratto anche di un uomo capace di pensare in maniera controintuitiva, di andare controcorrente. A me piace sempre ricordare che proprio forse da questa apertura verso l'estero, verso l'altro, e dalla passione in particolare per uno schermidore francese, Lucien Gaudin, Giuseppe Mangiarotti ebbe, non so, forse all'inizio il vezzo, l'intuizione geniale, brillante, perché poi i risultati parlano da soli, di far cambiare mano armata a Edoardo, trasformandolo in un mancino, in un'epoca in cui, bisogna dirlo, in Italia ancora si correggevano i bambini che nascevano mancini, li si impostava come destri. Lui fece il contrario, fu
in qualche modo qualcosa di visionario. Insomma, i risultati della carriera di Edoardo parlano chiaro. È veramente Beh, un libro che Carlo è un racconta. altro esempio, no? Di cambiamento di mano. Anche io ne ho avuti e devo dire che il destro passato a sinistra ha avuto in qualche caso veramente ottimi risultati. Quindi è possibile, bisogna crederci e allora tutto si può fare. Sì, sicuramente papà aveva forse delle doti anche più da ambidestra, nel senso che era veramente un atleta papà. Nel mio caso sono stata, tra virgolette, costruita e obbligata, ma perché comunque avevo questa grande voglia di continuare a diventare mancina a causa di una scoliosi. E comunque questa è stata, penso, la mia vittoria, più che le medaglie, però il fatto di essere arrivata da mancina. E Papà diciamo che sicuramente. ci vuole anche una capacità di adeguarsi all'allievo. Io quando ho iniziato ricordo che ho conosciuto maestri che avevano uno schema di comportamento molto, molto fisso, la scherma si faceva così e solo così. Ed erano rari i maestri come Giuseppe che invece guardavano l'allievo, cercavano di coglierne le caratteristiche più importanti e di Infatti valorizzarle. Questo è stato un grande merito, non solo suo, ma lui sicuramente l'ha avuto al massimo livello. creava campioni tutti Certo. diversi uno dall'altro, anche i suoi tre figli lo hanno dimostrato, completamente diversi, Certo. uno molto tecnico, uno funambolo, l'altro invece addirittura più completo, Fioretto a spalle del papà. Certo, e tra l'altro, insomma, è un libro che racconta ovviamente la formazione schermistica di Giuseppe Mangiarotti, ma ha anche diversi aneddoti, insomma, si racconta anche il grande mangiatore, si autoracconta come grande mangiatore. E proprio in questo senso io volevo chiedere a voi due se avete un aneddoto che vi sta più a cuore, che vi diverte di più, vi ha divertito di più. Carola, magari tu quando te lo raccontavano. Giancarlo, tu quando ti sei messo a riordinare questi appunti? Parto da Carola. Ma sai, io questo, il nonno da nipote l'ho conosciuto e per me è stato un grande, aveva un grande carisma. Ho questi aneddoti da bambina perché lo ricordavo prima ancora di fare scherma, mi portava veramente le meringhe e l'ho scritto nella prefazione. Ricordo il nonno che veniva a trovarci, arrivava con le meringhe di Sant'Ambrose, era un goloso anche da adulto, direi da anziano. E questa storia che lui ha fatto tre pasti, uno in fila all'altro, dall'antipasto al dolce riprese, una storia vera, e questo mi fa ridere, ma lui lo raccontava veramente, quindi sfidava, insomma, un uomo che faceva scommesse con molta, era veramente burlone, come diceva il maestro Toran. Aneddoti ne ho infiniti, dovrei pensare un attimo, però il nonno aveva questa grande determinazione, questa fermezza, cioè era molto affabile, molto buono. Io ricordo la sua dolcezza nei miei confronti, ma assolutamente contemporaneamente la determinazione, la precisione che lui voleva anche nell'esecuzione dei movimenti, nel darmi lezione, perché io devo a lui se sono diventata mancina, tengo a precisarlo. Lui mi ha rimpostato da 13 anni da destra mancina e ho seguito i suoi consigli. Francesca, c'è questa cosa che viene sullo schermo che non saprei. A posto? Sì. Giancarlo, stessa domanda per te. L'aneddoto che ti ha colpito di più, che ti diverte? Beh, la cosa più divertente che c'è è proprio l'inizio nel mondo della scherma di Giuseppe Mangiarotti, quando per una scommessa con un suo socio in affari, che poi bisogna vedere, questi affari non Gli erano affari. proprio il suo pane, insomma, Non e era la questo suo sua. socio in affari era Roderico Rizzotti, che è stato uno dei, diciamo, fondatori della Corriere dello Sport, della Gazzetta dello Gazzetta. Sport, la Gazzetta dello Sport, e scriveva benissimo, tanto è vero che sosteneva Giuseppe che il trattato di Barbasetti l'avesse fatto lui, comunque poi l'ha firmato Barbasetti. Beh, insomma,
si sono trovati a chiacchierare anche di scherma perché Rizzotti era un appassionato, capiva, era un bravo fiorettista e Mangiarotti, che si basava molto sulle sue caratteristiche fisiche, era un uomo di una notevole potenza fisica, si era sviluppato in quel senso, ma aveva praticamente nessuna esperienza di scherma. Chiacchierando fra di loro viene fuori che insomma Rizzotti si deve essere vantato del fatto che lui era decisamente troppo bravo e quindi non c'era storia se si fossero misurati con un'arma in mano, con un fioretto in mano. E quindi fecero questa scommessa dove Rizzotti diede non so quante, 20 stoccate avanti Conseguenti stoccate. a Mangiarotti e scommissero una ricca cena, come si usava allora. Il testimone e arbitro della faccenda era questo maestro che era appena rientrato dall'Argentina, napoletano, che si chiamava Lancia di Brolo. Ed anche lui doveva essere un bel compagno di avventure, perché ho visto da alcune foto e da alcune poche cose si sanno di lui, ma sono simpatiche molto. Bene, lui fece l'arbitro. Mangiarotti combatté come sapeva combattere, alla fine le stoccate che doveva mettere le mise e vinse la scommessa e la cena. E Rizzotti gli disse: lei si dovrebbe occupare più che degli affari di imparare bene la scherma perché è dotato. E si assunse l'onere praticamente di addestrarlo inizialmente proprio questo maestro Lancia di Brolo. Dopodiché in pochissimo tempo lo mise in condizioni anche di esibirsi e di fare degli incontri importanti e di vincere. E uno di questi incontri fu proprio con il giovanissimo Nedonadi, però questo lo fece Lancia di Brolo, e vincendolo tra l'altro, mentre invece Mangiarotti dovette tirare contro Santo Ponte, che era campione europeo, e lo sconfisse. Quindi in questa riunione viene fuori anche questa storia. Lanciarono una sfida a tutti i maestri italiani, però non fu raccolta. Ma insomma, era un periodo abbastanza romantico: si lanciavano sfide, si raccoglievano, si andava a seminare, a raccogliere, si facevano burle anche molto, molto interessanti. E questa storia, però, di come lui è arrivato per caso, si può dire, alla scherma, e poi c'è È nato rimasto così. perché ha visto. Perché c'era la passione, perché la scherma ha questo, è un virus maledetto che se ti prende non ti molla più, ha sempre tante possibilità e tanti agganci, che insomma, quando ha preso Mangiarotti, uno con la sua energia, con la sua inventiva, con la sua voglia di fare, beh, ha attecchito molto molto bene e poi da lui è passato a tanti altri. Non è invece un caso, questo libro, appunto Giuseppe Mangiarotti, Le mie memorie, è il frutto di un lavoro sicuramente complesso, sicuramente impegnativo, ma sicuramente anche ricco, foriero di soddisfazioni, e, insomma una nuova scoperta su un personaggio importantissimo, fondamentale per la storia della scherma italiana, di cui forse, anzi senza forse, mi permetto di dire, finora si è parlato poco, troppo poco, sicuramente molto meno di quello che avrebbe meritato e meriterebbe, per cui è una grande occasione, questo libro per scoprire qualcosa di più su Giuseppe Mangiarotti. Sono circa 200 pagine, fitte di racconti, di Ecco, aneddoti, vorrei ecco, aggiungere sì. qualcosa. Noi, ma non so se come italiani, come schermidori, o che siamo poco attenti a quelle che sono le nostre radici, forse che siamo talmente immersi nella cultura che ci accompagna da secoli che tendiamo a dimenticarcene. Bene, insomma, è un peccato che personaggi come questi, che hanno fatto la storia della scherma italiana, ma che hanno inciso tanto sul nostro mondo, poi rischiano di essere dimenticati. D'altra parte, il secondo fattore è questo. Questo libro, come ha già detto Carola, è stato fatto, è edito dalla, è la prima edizione, il primo libro pubblicato dall'Agorà della Scherma, che per chi non lo sapesse, la Propatria Scherma, il museo, tutto l'insieme delle attività che girano intorno a questo museo. Bene, i proventi che verranno dalle vendite di questo libro vanno integralmente al museo, quindi chi vuole sostenerlo
Chi l'ha visitato sa che ne vale la pena, e chi vuole sostenerlo ha un modo eccellente di farlo: da un lato diffondere la storia di Mangiarotti, da un altro lato sostenere la vita di un museo che è unico del suo genere È in Italia. unico. Vero, Ci stavo bravo. arrivando, ma grazie per averlo detto tu, Giancarlo. Allora, Giuseppe Mangiarotti, le mie memorie, aneddoti biografici, storici e sportivi del Maestro di Scherma, quella di Giancarlo Todan, edito da Agora della Scherma. 20 euro, se non ricordo male, il prezzo della copia. Tutti i proventi andranno, come ha detto Giancarlo Todan, all'Agora della Scherma per finanziare il Museo della Scherma Italiana di Busto Arsizio. Giancarlo, solamente l'ultima cosa, dove si può acquistare e come si può acquistare? Beh, al momento basta scrivere all'indirizzo della Propatria, dove la segretaria poi si occupa di prendere e spedire le copie, e come è stato fatto fino adesso. Poi vedremo se troveremo mezzi più pratici di distribuzione. Abbiamo preferito, piuttosto che rivolgersi subito ad Amazon, come si usa, fare una stampa più di qualità, come quella che hai fra le mani, e quindi adesso dobbiamo risolvere un po' di problemi, perché c'è un mondo che gira intorno all'editoria. Noi vorremmo che questa esperienza continuasse con ulteriori libri, ulteriori storie, e ce ne sono tante in gestazione. Quindi speriamo di venire fuori con tante storie interessanti. Lo stesso Mangiarotti, lo stesso Giuseppe Mangiarotti. Beh, ho detto che ci siamo fermati ad una certa data, ma mica abbiamo detto tutto quello che c'è da dire, anzi, c'è tanta altra roba, tanti altri episodi che nel libro non ci sono e che però fanno parte di una storia interessantissima della scherma italiana. Volevo aggiungere e comunque ringraziare perché al libro sono state fatte le prefazioni da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò, dal presidente della Federazione Italiana Paolo Azzi, dal presidente del CONI regionale Marco Riva e del presidente della FIS Lombardia Maurizio Novellini. Io ringrazio, credo come tu Giancarlo, per queste prefazioni. Devo dire che mi hanno fatto un grande piacere, che credo diano veramente, insomma, un significato e un valore al libro in più. Allora, Giancarlo, puoi dirci per favore l'email a cui scrivere per ordinare una copia, così la ricordiamo? Sì, infopropatriascherma.net è diciamo, la mail della Propatria, la apre la segretaria, e quindi basta ordinare lì, basta dire voglio una copia del libro, c'è lì, non so, io non mi occupo di questo, ma comunque si fa il versamento e si riceve il libro a casa. Perfetto, allora info chiocciolapropatriascherma.net per ordinare una copia del libro su Giuseppe Mangiarotti. L'email invece per scrivere a noi, proporci, segnalarci le vostre storie, mandarci i vostri video se volete anche voi essere protagonisti del canale streaming Federscherma Lombardia e pressfederschermalombardia chiocciolagmail.com, la vedete in sovraimpressione. A me non resta che ringraziare, se non avete altro da aggiungere, il maestro Giancarlo Todan e Carola Mangiarotti per questa intervista, questa chiacchierata estremamente piacevole in questa mattinata di fine aprile o di metà aprile. Ricordarvi, insomma, invitare tutti a leggere veramente questo libro, che è un piccolo regalo che ci avete fatto, e dare appuntamento alla prossima intervista che ci ha seguito. Grazie Giancarlo, grazie Carola, arrivederci. Alla Siamo noi che prossima. ringraziamo. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao Giancarlo. Ciao Gabriele.